L'azienda ha attraversato momenti difficili, ma ha mantenuto intatto il suo potenziale, che è un potenziale importantissimo, e il fatto di essere un marchio premium, un marchio leader, un marchio molto conosciuto, soprattutto a livello internazionale, nell'alimentazione che conta. Dunque è stato abbastanza, una volta chiusa l'azienda, non facile, ma comunque è stata una cosa abbastanza lineare, uscendo dall'inizio delle persone nuove. Grande capacità, e Luca Ruffini ne è l'esempio, e d'altra parte rispolverando quelli che sono i valori che esistono nella Del Verde, che esistono in Fara, sempre mantenendo la qualità altissima, diversificando dal punto di vista produttivo, soprattutto impegnandoci molto in segmenti importanti come il segmento della pasta fresca, allargando quella che è il segmento premium nel mondo dei prodotti italiani di qualità. E noi siamo a Fara, è importante rimanere a Fara, e dunque il territorio di Fara per noi è molto importante, ma abbiamo ovviamente nella testa il mondo, abbiamo il mercato italiano, i mercati mondiali, i mercati internazionali, dove già Del Verde è presente grazie oggi anche alla partnership e l'acquisizione fatta da Molino, questo è più facile. Molino è un grandissimo gruppo internazionale, sudamericano, una multinazionale del food, che ha degli obiettivi molto chiari e concreti di svilupparsi a livello internazionale e competere sul mercato globale. Come Molinos abbiamo ereditato questo stabilimento della pasta fresca, che indubbiamente non era nelle nostre priorità, in quanto Molinos ha come missione quella di competere nei mercati internazionali con prodotti mondiali, con prodotti che si chiamano i world brand. E invece la pasta fresca non è uno di questi prodotti, perché ha una vita utile prodotto di solo 4 mesi. Ma proprio perché volevamo in qualche modo sia mantenere l'occupazione, sia soprattutto trovare altre forme per sviluppare questo marchio, abbiamo deciso di investire nella pasta fresca anche, abbiamo fatto delle analisi di mercato importanti, ci sono degli spazi sulla pasta fresca liscia e sarà uno dei nostri cavalli di battaglia. Abbiamo lavorato sul marchio, lavorato sulla gamma, sull'assortimento, importanti novità come il QR code, e soprattutto stiamo lavorando soprattutto sulla distribuzione. Una crescita del fatturato importante, passeremo da 30 milioni di fatturato circa quest'anno ai 50 milioni nei prossimi 2-3 anni, e soprattutto abbiamo come obiettivo commerciale importante il consolidamento del marchio e l'aumento del valore e dell'immagine dello stesso.